paura e gioia. Partendo dalla liturgia del giorno alla messa a casa Santa Marta, Papa Francesco ha dipanato l'omelia intorno a queste due parole, chiarendo che quando la Chiesa non riceve la gioia dello Spirito Santo, la Chiesa si ammala, le comunità si ammalano, i fedeli si ammalano. Un cristiano dunque è chiamato a vivere nella gioia, che non è un semplice divertimento, un'allegria passeggera, ma un dono, allontanando la paura che indebolisce e porta a un egocentrismo egoistico. La paura, chiarito il pontefice, ben lontano da un sano timore di Dio, incarcera le anime e impedisce loro di guardare avanti. Ci sono comunità paurose che vanno sempre sul sicuro, non facciamo questo, no, ma questo non si può, no. Sembra che sulla porta di entrata abbiano scritto vietato. Tutto è vietato per paura. E tu entri in questa comunità e l'aria è viziata, perché è una comunità malata. La paura ammala una comunità. La mancanza di coraggio ammala una comunità.